RSVP recita l'acronimo presente sui pulsanti delle pagine web che mostrano il programma delle centinaia di seminari, lecture, incontri ed eventi di networking organizzati qui a San Francisco, nella Bay Area, in California. Letteralmente RSVP sta per rispondete per favore e praticamente è l'interruttore che ti catapulta in un mondo tutt'altro che onirico in cui l'inventore dell'OCR, il fondatore di SourceForge, il signor O'Reilly o i rocket scientist della NASA ti parlano vis-à-vis della loro esperienza. Ti danno consigli, ti presentano ad altri volti i noti del mondo della tecnologia, ascoltano le tue domande e ti danno perfino delle risposte. Credo di aver cliccato su quei pulsanti più di 30 volte negli ultimi 20 giorni. Così tante che RSVP è diventata come una di quelle parole che più le ripeti e più diventano nonsense. Prima si sciolgono in un suono, poi perdono il loro significato iniziale e infine assumono nuove interpretazioni più familiari. E allora, da un po' di tempo RSVP mi suona come un commitment. RSVP, ricreiamo la Silicon Valley in Puglia. E mi sembra una chiamata alle arti e all'arti, all'ingegno dei giovani e al supporto delle istituzioni coordinate da una visione politica precisa. Da qualche anno in Puglia sta cambiando qualcosa, infatti. Stanno comparendo una serie di pulsanti RSVP, sotto tante forme, bollenti spiriti, principi attivi e tante altre iniziative. A noi basta semplicemente rispondere, tutto sommato. E in fondo è il motivo per cui sono qui, perché ho risposto alla chiamata di un pulsante RSVP. Mi presento in 5 frasi. Nicola Scaporusso, 30 anni a fine marzo, laureato in informatica a Bari e dottorando in ingegneria informatica presso l'IMT di Lucca. Vincitore del bando Principi Attivi 2008 della Regione Puglia, che ringrazio infinitamente. Vicepresidente di Chiris.org. E vincitore del bando Fulbright Best 2010-2011 con una borsa finanziata dalla Regione Toscana, che ringrazio infinitamente. In una sola frase sono il vostro infiltrato in Silicon Valley. Mi spiego meglio. Ho deciso di iniziare una specie di video diario, scostante, della mia esperienza in California, perché credo che possa essere di aiuto a molti. Ma soprattutto ritengo che possa essere uno stimolo per quanti, come me, hanno voglia di mettersi in gioco seriamente. Credo infatti che mi siano state date tante opportunità e mi fa piacere condividerlo con quanti vogliano approfittarne. Inizio quindi col segnalare il sito del programma Fulbright Best, che sta per Business Exchange and Student Training. Si tratta di un intervento attivo dal 2007 che ha lo scopo di valorizzare l'imprenditorialità giovanile tramite un percorso di formazione e scambio culturale tra l'Italia e gli Stati Uniti. La commissione Fulbright bandisce ogni anno il concorso, che è aperto a giovani laureati, dottorandi o ricercatori, che abbiano i requisiti per realizzare un progetto imprenditoriale concreto e promettente nei campi dell'ICT, del biotech, tools and machinery, energy and green technology. A coloro che superano la selezione viene data la possibilità di partecipare a un programma intensivo che include il Course in Technology Entrepreneurship presso la Santa Clara University e un internship presso un'azienda locale della durata di 3 mesi in modo da imparare facendo. L'obiettivo del programma è di dare ai partecipanti gli strumenti, quindi nozioni di business, finanza, marketing e management, per realizzare la propria startup con cognizione di causa. Ma il valore aggiunto è dato proprio dalla permanenza negli Stati Uniti e in particolare nella Bay Area. Noi Besters siamo esposti infatti a una serie di stimoli che ci giungono a un ritmo incessante e siamo esposti all'entropia creativa che si respira nella Silicon Valley e che si percepisce sin dal primo giorno, ma soprattutto siamo esposti al contatto umano con le persone che, come in nessun altro luogo, sono aperte alla condivisione delle idee. È un'esperienza unica che mi propongo di raccontare, suggerendo tutte le opportunità che incontro, qualora ne avrò la possibilità. RSVP